בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ופתה מזרח קדימה עין לציון זו Yeah.
Beati sarete voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno e falsamente diranno di voi ogni male per cagion mia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה Bisogna mandar via tutta questa gente. Non abbiamo niente da dargli da mangiare. Se scendono al villaggio forse troveranno da sfamarsi. Non aver fretta di mandarli via. Sarete voi a sfamarli. Maestro, non possiamo. Saranno almeno 4.000 persone. Come faremo a sfamarli tutti? Distribuite quello che c'è. Abbiamo soltanto 2 pesci e 5 pani d'orzo. Mettete nei cesti il pane e i pesci e sfamate questa gente. Andate. Cosa aspettate? Fate quello che dice.
cascio, ce n'è uno solo. Non abbiamo che questo. Non abbiamo fatto. Ma che così non ce n'è uno solo. Certo che La legge che il Signore ha dato a Mosè è rimasta lettera morta per voi. Ma Dio ha pietà dei vostri cuori di pietra. Lettera morta? Noi la rispettiamo, la legge dei nostri padri. Voi credete di osservare la legge, ma lo fate solo per quello che vi conviene. Il Signore vi ha detto di amarlo con tutta la vostra vita e con tutte le vostre forze. Voi non lo amate, ma il Signore vi ama ugualmente e vuole che la sua legge sia scritta dentro di voi. Malachi Efe Fiyah.